fondotinta. Facciamo questo tutorial insieme. Fondotinta, sempre quello. Ho finito una confezione, ne ho avviato un'altra. Che se sono bagnate sono morbide, se sono asciutte sono dure e se le tirate in testa a qualcuno gli fate del male, ma male forte, ragazze. Bene, Chicca, ti accompagno. Mi sono tirata dietro i capelli e ho messo la mollettina perché con la frangettina, se no mi danno fastidio, non mi posso truccare. Poi questa frangia mi è già venuta a noia, io sono così. Vabbè, e qui ci siamo. Allora, questa è la mia. Come correttore vado a prendere questo di Puro Bio. Prendo un pennellino di questi da sfumatura e ho speso 150 euro. Che mi hanno dato su al lavoro in montagna, l'ho spese per pagare le bollette arretrate di internet. E infatti ho detto, dico, ma come mai mi hanno staccato il telefono e internet e sono tre bollette indietro? Dico, come mai non me l'hanno staccato? E poi parlavo con il ragazzo che c'è qui a Badia dell'Edicola, con Christian, e mi ha fatto, dice, ma guarda, dice Beth, dice, non lo staccano più perché è passato la legge come bene comune, cioè bene, come si chiamano queste cose, ma che ne so, insomma, io non mi intendo di queste cose, è passato come legge così e quindi non lo possono più staccare. Ah, dico, vabbè, io comunque lo pago, erano tre bollette, 150 euro che ho preso su in montagna, l'ho spese per lì. Poi ho preso le gomme alla macchina, ho dovuto prendere le gomme perché dopo l'incidente che abbiamo avuto con Lallo, dico, è meglio, ecco, prendere le gomme termiche, insomma, perché non ci avevo un po' paura, ecco, a viaggiare così. Qui è sempre gelato, quindi bene prevenire. Ah, guardate un po', che vi pare? Ieri mi ha fatto l'unghiette la Chicca. Così me l'ha fatta, con queste borchettine che stanno al posto delle lucine dell'albero. Vedete? Poi le lucine, alberini, belline, vero? Mi piacciono tanto. Queste cose, questi soldini che ho fatto un po' di spese in casa, ho ordinato queste gomme alla macchina e ora sono qua a secco. Però ho preso come regalino, l'ho fatto solo alla Emily perché, vabbè, ho dato qualche soldino a Daniela per fare il regalino a Chicca per il compleanno, così dico, ci mettiamo qualche soldino anche noi, anche se loro hanno messo un pochino di più, però vabbè. Sono grigie, fatte a bambolina con la cinghiettina sopra, il nastrino sopra e un cuoricino rosso davanti. Sono grigie, belline. Vabbè, 12 euro alla UPI me le ho prese, mi piacevano tantissimo. E ho fatto di Chicca, dico, gliele prendo, dico, per Natale. Dico, vabbè, cioè, giusto, ecco, un regalino. Dico, se no, davvero, dico, non faccio niente questo Natale, mi sa un po' brutto, ecco, senza far regali, però come si fa? No? Quando non ci sono i soldi, sì, vedi le cosine, ti piacciono, però non puoi permettertele. Ora, allora, ho detto di alla Emily, dico, è piccolina, dico, almeno a lei, dico, mi piace farglieli, ecco. Tanto, dico, voi sapete la situazione, lei non capisce, è una cosa più mia che sua, però mi piaceva, ecco, farglielo, un pensierino piccolino. Allora, vado a prendere questa matita e disegno le sopracciglia intanto. Lo specchiettino di questo della cipria, va bene uguale, tanto. Ma ho già fatto, ho letto di quella, ho letto quella ragazza su Facebook, quella ragazza che seguo,
che si chiama Le cose di Chicca. E ce l'ho come amica su Facebook e ha ammesso che a Torino, insomma, dove sta lei, nevicava. Infatti ho visto al telegiornale, ha fatto vedere che ha fatto una bella nevicata e c'avevo tutti i vetri appannati. Allora. C'avevo tutti i vetri appannati, ho fatto, dico, voglio vedere che fa qui da noi, dico, se piove. Insomma, mi sono affacciata, veniva qualche fiocchettino di neve, dico, sì, ora andavo a prendere la cipria, ragazzi. Dico, qua nevica anche qua. Allora, io ho sempre questi occhi che mi lacrimano, nonostante metto il collirio per la pressione alta, il collirio per la congiuntivite. Ora guarda, mi sono proprio arrabbiata, dico, è possibile che io non mi posso più truccare? Dico, vedo dei trucchi, cioè mi trucco una mezz'oretta, 10 minuti e tutto il trucco mi cola, dico, ma è possibile, un nervoso mi viene. Dico, vedo dei trucchi belli, dico, mi piacerebbe riproporli, rifarli, ma che devo fare che mi cola tutti gli occhi? Cioè, proprio metto il trucco e mi cola tutto, un nervoso mi viene nell'occhio, sopra il condotto lacrimale, nella palpebra mobile, così, e un pochino di qua. E poi la metto anche un pochino sopra, sotto proprio l'arcata sopraccigliare, così, e la vado a sfumare, così almeno mi si pulisce anche se ho fatto delle sbavature, così. E lo passo qua nella piega dell'occhio, così. Ok, ora vado a prendere una puntina di nero e lo passo qua in fondo, qui dalla palette, questa qua della Neve Cosmetic Duo Chrome. Vado a prendere questo colorino qua, questo tipo è un rosso ruggine, così. E lo vado a passare qua e lo sfumo con così. Di eyeliner. Qui non so che numero è, però mi piace. Va bene, ragazzi, allora il trucco è finito. Io vi mando un bacione enorme e noi ci sentiamo al prossimo video.